Mercoledì della quinta settimana del tempo ordinario. Dal libro della Genesi. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, chiamata di nuovo la folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. Quando entrò in una casa, lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogavano sulla parabola e disse loro: così, neanche voi siete capaci di comprendere? Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può renderlo impuro, perché non gli entra nel cuore, ma nel ventre e va nella fogna. Così rendeva puri tutti gli alimenti e diceva: ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Anzitutto guardarsi dagli ipocriti, cioè stare attenti a non basare la vita sul culto dell'apparenza, dell'esteriorità, sulla cura esagerata della propria immagine. Soprattutto stare attenti a non piegare la fede ai nostri interessi, mai approfittare del proprio ruolo per schiacciare gli altri, mai guadagnare sulla pelle dei più deboli e vigilare per non cadere nella vanità, perché non ci succeda di fissarci sulle apparenze, perdendo la sostanza e vivendo nella superficialità. Chiediamoci, ci aiuterà in quello che diciamo e facciamo? Desideriamo essere apprezzati e gratificati, oppure rendere un servizio a Dio e al prossimo, specialmente ai più deboli? Vigiliamo sulla falsità del cuore, sull'ipocrisia, che è una pericolosa malattia dell'anima. Ecco, continua il nostro percorso in questa settimana, settimana del sale, settimana della luce, no? Ed oggi con il libro della Genesi, che il Signore racconta che in tutta la creazione mancava, ecco, l'elemento più importante della creazione, se lo possiamo dire, che è la presenza dell'uomo. E questo uomo viene fatto dal pensiero amorevole di Dio. Dio lo ha pensato. Noi non siamo frutto di una catena, di una fabbrica, dove c'è il modello, c'è la forma, e là escono in serie. No, Dio ha pensato in te, in me, prima della creazione del mondo. Non è che qua dice che dopo che ha visto qua gli animali, gli uccelli, le piante, anche se ha fatto, dice, piovere perché prendesse la vita. Guarda, che elemento? La luce.
l'acqua, ancora la mancanza dell'uomo. Sono elementi, perché, e mi stavo dimenticando anche, il soffio, l'alito di vita, il ruach. Dio ha creato l'uomo, lo avevo detto nei versetti precedenti, ma adesso Dio come che fa un secondo racconto, il libro della Genesi, un secondo racconto della creazione, dal quale disse: per il Signore Dio piantò un giardino in Eden e lì collocò l'uomo che aveva plasmato. E come l'ha fatto? Disse: plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici l'alito di vita, in ebraico ruach. Ecco perché alla morte si dice spirò, soffiò l'alito di vita, il ruach, torna alla casa del padre. Beh, questa è anche un'immagine molto bella, no? Però sai, c'è questa terra che è stata creata per l'uomo, che è stata data all'uomo perché l'uomo le mettesse il nome, la dominasse, dominasse nel senso che la potesse coltivare, arricchire, farla produrre per poter alimentarsi, no? Ecco, all'uomo se le dà la cura di questo. Quando l'uomo perde questa dimensione, si crede creatore, lo abbiamo detto, e inizia a fare le cose artificialmente, però alla fine artificialmente, prendendo la roba che c'è nella natura, perché l'uomo non è capace di creare. Perché creare significa fare qualcosa del nulla, e l'uomo non può creare, l'uomo può trasformare con l'ingegno, certamente, con il soffio dello spirito, ma può trasformare la natura. Detto questo, però l'uomo combatte con quello che la fine del libro della Genesi è detto, del capitolo che abbiamo ascoltato oggi. L'uomo combatte con questo, che lui vuole comandare, essere padrone, creatore, e non ce la fa, non lo può fare, e combatte, e si arrabbia con se stesso, e si arrabbia con la natura, e si arrabbia con l'altro pare, cioè con il prossimo. Ed è bello questo, guarda, e la natura non tiene vita fino a quando non è piovuto. L'essere umano, senza essere lavato per le acque del battesimo, non tiene vita eterna. Che impressionante! L'uomo è stato creato e ha preso questo alito di vita eterna che non ce l'hanno gli animali, disse, ha specificato che lo fa l'uomo. Però sempre, sempre, l'uomo deve capire che lui è uno che riceve la luce per poterla dare agli altri. E così il Vangelo di Marco, al capitolo 7, racconta questo. Dice: ascoltatemi tutti e comprendete bene, non c'è nulla che possa rendere l'uomo impuro entrando in lui, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. Perché? Perché giustamente lui viveva e vedeva questo ritualismo, e come poco fa lo abbiamo celebrato, la presentazione del Signore al Tempio, la purificazione della mamma, della Madonna nostra, Maria. E perché? Perché l'uomo cercava, un'altra volta torniamo a quello dell'inizio, cerca essere creatore e mette il rito, si inventa il rito perché? Per fare come Dio. E inventa tutte queste purificazioni. Allora, come abbiamo detto ieri, è dichiarandolo corban, cioè
Corbanot, e c'è bisogno di pagare, c'è bisogno di soddisfare, c'è bisogno di complementare, e l'uomo sempre si trova con questo dilemma, non riesce a complementare, non riesce a dare, non riesce a corrispondere. Ecco perché noi siamo invitati a vivere in questa luce, a sperimentare che quello non è l'altro che ti fa del male, è la provocazione dell'altro, quello che contribuisce a che di te, di me, possa uscire quella ira, quella rabbia, quella mancanza d'amore, quel odio, cioè mancanza d'amore. Sì, l'altro potrà fare disastri, potrà essere ingiusto, potrà tradirti, potrà mentirti, potrà rubarti, potrà profanare il tuo corpo, distruggere qualche membro della tua famiglia, ma non è quello che ti fa del male, quello che ci condanna, quello che ci toglie la vita eterna, è quello che noi ancora abbiamo dentro, cioè la mancanza della luce per vedere che noi non siamo Dio. Alla fine la parola gira tutto a questo. Adamo ed Eva potevano stare tranquillissimi, godersela tranquilli, se obbedivano. Invece, c'è uno, la brutta bestaccia che sempre sta ascoltando sotto, che dice no, tu devi compiere il rito, tu devi cercare la forma per eludere le tasse, per non pagare i legittimi consumi dei servizi, tu devi, hai diritto a trasgredire questa legge, no? E la società ha perso la luce, non lo possiamo generalizzare certamente, però mondialmente questo pandemonio le ha fatto, ti faccio un esempio, le ha fatto credere alle persone che l'ostia consacrata le potrà trasmettere la morte. Ecco, più che preoccupati alcuni di la predisposizione interiore per accogliere il Dio, il Signore, l'Infinito, il Creatore, presente nel pane eucaristico, presente oggi, li fa distrarre e mettere più l'attenzione se si mettono il sanificatore, quel veleno nelle mani, sembra a volte più importante che a chi accoglieranno. Perciò, com'è il cuore? Com'è la nostra disposizione quando ci avviciniamo al Signore? Da sempre l'uomo ha cercato una legge, ha cercato i principi, ha cercato la casuistica, cioè raggruppamento dei casi, in questo caso ta, ma il principio generale lo dà il Signore, a disporre il nostro cuore all'incontro con Dio, a dire: Signore, ti amo, ti voglio accogliere nell'Eucaristia perché voglio morire a questo mondo per partire alla vita eterna. Perciò il sacramento dei santi, il sacramento di vita eterna, in altre parole, il sacramento della luce. Che bella che la parola, è fantastica. Il Signore nel libro della Genesi diceva, fai tutto tranne questo. Poi rifletteremo ancora di più che cosa sia successo. Però la luce è stata data a te. Tu sei la luce, tu sei il sale. Porta questa luce. Porta questa verità ovunque, dove tu ti trovi. Perciò il Signore rompeva questi schemi davanti agli apostoli e non è quello che entra, è quello che esce, da dove, quello che ci distrugge. Forza, forza, perché il Signore sa che se tu ti lasci illuminare potrai scoprire la verità di tutto. Che il Signore continua a darci questo spirito, questo ruach, questo
alito di vita, perché quelli che sono attorno a te e attorno a me hanno bisogno di questa luce. Non nasconderti, non nascondere la verità. E ricordati, giustamente, annunciare questo, che la nostra ultima fermata, il capolinea della nostra vita, è la vita eterna. E magari possa essere oggi. Buona giornata. San Benedicto.